Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi volevo presentarvi un nuovo prodotto della Valuemax, una mini sega potatrice che adesso andremo a effettuare l'unboxing e vedremo il contenuto in seguito le prove. Adesso effettuiamo l'unboxing. La valigetta molto rigida. All'interno della valigetta troviamo il manuale delle istruzioni della Valuemax, naturalmente presente anche in lingua italiana, poi due batterie da 12 volts 2 ampere, trasformatore composto da due unità, ampollina per mettere l'olio, per naturalmente per oliare la catena, ed infine abbiamo il corpo macchina vero e proprio della Valuemax. Le batterie si innestano in questo modo. Uno scatto deciso, c'è un pulsantino laterale e la sicura per la partenza, per evitare una partenza accidentale. Si pigia o a destra o a sinistra come si è più comodi e il corpo macchina si mette in moto. Eccoci, siamo pronti per testare la sega della Valuemax. Naturalmente la parte utile per il taglio è questa esterna, sono circa 12 cm e proviamo su diversi formati di legno, ok? Via! Questo primo ciocchetto di legno è, come potete vedere dal metro, 9 cm. Quindi proviamo subito con questa sezione. Naturalmente va levata sempre la sicura. Via. Il primo è fatto, adesso proviamo a ripetere il taglio. Non sto pigiando troppo perché naturalmente la sezione è molto grande. Perfetto, io direi che la prova con questa sezione l'ha superata egregiamente. Adesso effettuiamo anche una seconda prova, e questa è una sezione del 6, quindi dovrebbe essere molto molto più semplice rispetto a quella del 9 che abbiamo testato poc'anzi. Va bene, andiamo e proviamo con quest'altro tronchetto. Mettiamo in moto, via! Il primo taglio è stato effettuato. Secondo. Terzo.
e anche il terzo. Allora amici, questa parte del test penso che l'abbia superato senza nessun problema, perché appunto la sezione da 9 e la sezione da 6 li ha tagliati come burro. E naturalmente dobbiamo ricordarci sempre di oliare la catena, perché comunque va fatto, e c'è scritto anche sul libretto di istruzioni. Adesso ho messo sul mio banco questo pallet da sacrificare. Vediamo subito anche con le tavole questa sega della Valuemax come si comporta. Va bene? Via! Sblocchiamola e via! La posizione non è tra le più comode, ma si è bloccata. Forse ho pigiato un po' troppo io, eh? Ci sono andato più pesante del solito. La prima è fatta. Sì, è come ho detto, troppo pesante. Ma lo sta tagliando proprio come il burro, eh? Perfetto, perfetto, veramente perfetto, ragazzi. Ragazzi, il suo lavoro, questa sega da potatura Valuemax, l'ha effettuato veramente egregiamente, e nonostante le batterie 12 volts 2 ampere ora, devo dire che mi ha sbalordito per il taglio netto e pulito. Sicuramente fa la differenza la qualità della lama della Valuemax rispetto alle altre concorrenti. Io ve la consiglio questa sega da potatura della Valuemax. E naturalmente, se vi è piaciuto il video, pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!